Il Pisa ha sfiorato il colpo grosso, anzi per un po' ci ha creduto, pareggiare con il Milan, ma non ce l'ha fatta. Troppo forti Donadoni, Gull & Company per l'entusiasmo dei nerazzurri, che alla fine sono usciti dall'Arena Garibaldi sconfitti per 3-1, ma a testa alta. I ragazzi di Materazzi hanno tenuto testa e rossoneri senza timori riverenziali dall'inizio alla fine. Anzi, la prima emozione è nerazzurra. Sedicesimo, Cecconi tira in porta da un metro, Galli respinge d'istinto e l'attaccante nerazzurro non riaggancia. Scampato il pericolo, i rossoneri si gettano avanti ed appena un minuto dopo vanno in vantaggio. Punizione di Bortolazzi, respinge Faccenda, troppo corto. Donadoni, ben appostato dal limite, fa secco mista. Il Pisa sbanda, arranca ed il Milan ne approfitta. Al ventesimo Massaro è fermato in extremis dal giovanissimo Nista, che si ripete due minuti dopo su questa punizione bomba di Gullit. A questo punto il Milan riprende fiato, i nerazzurri piano piano recuperano sicurezza e spazi. Al 37esimo Piovanelli va in gol, ma Agnolin annulla per fuorigioco ed un minuto dopo gran numero del brasiliano Dunga. Nella ripresa è il Milan il primo a farsi vedere, ma è il Pisa a segnare. 53esimo, Poggi entra in area, appoggia Piovanelli che di piatto indirizza in rete, respinge Galli, arriva Cecconi e questa volta non sbaglia. È il pareggio. Il Pisa comincia a credere nel colpo grosso, cerca di rallentare il gioco. Il Milan non ci sta. Va ad un passo dal raddoppio con Massaro e al 72esimo il secondo gol. Gran lavoro di Ancelotti e Tassotti e dal suo piede una palla d'oro per Gullit che vola e sorprende sul tempo tutta la difesa nerazzurra. 2-1, il terzo gol rossonero sul rigore al 77esimo, Caneo atterra in aria Donadoni, tiro e gol di Von Basten, non buono Mimagnolin, Von Basten ha interrotto la corsa, ripetere l'olandese questa volta fa tutto secondo le regole, 3-1 e nient'altro da aggiungere. Ma quando si gioca così tanto all'attacco è chiaro che noi sull'1-0 lei vedeva che continuavamo a attaccare, abbiamo rischiato ma alla fine siamo stati anche premiati. Dunga, le ha fatto piacere essere sostituito? No, perché a me mi piace giocare a tel finito il partito, no? E io credo che Pisa dopo 30 minuti ha fatto una bella partita e quando io ho cambiato credo che Pisa è troppo pericoloso che Milan. No, è contento con squadra. In secondo tempo è difficile per me perché è troppo caldo, in secondo tempo la squadra giochi bene, dopo un gol, grandi tifosi, in tutta Italia, tanti tifosi di Milan, mi piace a tifosi, ma no. Thank you very much. Okay.